Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fratelli, celebriamo quest'oggi la ventunesima domenica dopo la Santa Pentecoste e questo giorno cade col 13 ottobre, che è l'anniversario dell'ultima apparizione principale della Madonna Santa a Fatima, il giorno del miracolo del sole, il giorno in cui è apparsa la Sacra Famiglia, San Giuseppe, la Madonna Addolorata, la Madonna del Carmelo, è come ultima figura. E quindi ci raccomandiamo proprio la nostra Madonna di Fatima e i Santi Pastorelli che ci aiutino a diventare santi e a impegnare bene la nostra vita ed accogliere il messaggio di Fatima, questo messaggio di riparazione, di amore di Dio. Molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi per loro. E siccome molte anime si perdono, diceva la Madonna, il mio figlio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato. Vedete, questo forse è stato la parte del messaggio, alcuni dicono, ecco, non è stato detto tutto in segreto, ma vedete, non si mette in pratica neppure quello che non è segreto, pensiamo a mettere in pratica quello che è chiaro, stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. Ma quanti convegni, quanti libri, quante opere si sono fatte sul cuore immacolato di Maria? È la pratica dei primi 5 mesi. Vedete, siamo molto indietro su questo aspetto. Allora nascondiamoci in questo cuore, rifugiamoci, avrei molto da soffrire, ma il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. Allora rifugiamoci in questa battaglia che è la vita cristiana, come diceva il libro di Giobbe, vita hominis milita est super terra, la vita dell'uomo è un combattimento sulla terra. E così veniamo un po' al tema delle letture. E vorrei, cari fratelli, commentare brevemente, per quanto possibile, l'epistola, il brano finale conclusivo della lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. È una lettera meravigliosa, scritta nel periodo della seconda prigionia romana, tra la 62 e il 64. E questa lettera agli Efesini ha una particolarità che è particolarmente esortatoria. E perché? Perché gli Efesini si comportavano bene, erano bravi, rispetto per esempio ai Corinti, dove sappiamo che c'erano delle cose un pochettino anche immorali e c'era un po' di ribellione, e anche nei Galati c'era qualche giudaizzante, c'erano vari problemi. Invece a Efeso la Chiesa di Dio stava andando bene. E allora San Paolo può scrivere una lettera che nella prima parte è ricca di verità, di elementi cristologici importantissimi, e nella seconda parte di bellissime esortazioni. E la conclusione dell'esortazione, sono indicazioni su come condurre il combattimento spirituale, la battaglia spirituale che il cristiano ha. Chi di voi ha fatto ancora il catechismo di una volta? Quando è che cosa produce in noi la cresima? Che cosa produce in noi la cresima? Te lo ricordi tu? Cos'è la cresima? La cresima è il sacramento che ci fa perfetti cristiani e soldati di Gesù Cristo. Allora uno dice, ma come? Noi che siamo, Gesù dice, beati pacifici, noi siamo per la pace, siamo tutti pacifisti, facciamo anche le fiaccolate per la pace, tutta bandiera della pace, e adesso si tocca a sentire che dobbiamo essere soldati. Vedete, cari fratelli, come Gesù, che è il principe della pace, voleva la pace, è venuto a portare la pace anche se non come il mondo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma non come verrà dal mondo. Però vedete cosa è successo, che al principe della pace hanno dichiarato guerra. Noi quando nasciamo con la dichiarazione di guerra. Anziché i carri armati che ci entrano dentro, ci sono i demoni. È scritto nel capitolo 12 dell'Apocalisse, quando si parla del grande drago rosso che vuole divorare il figlio maschio che la donna partoriva. Questo figlio maschio che la donna partoriva è Gesù, ma non il Gesù storico che la Madonna ha partorito senza dolori, ma è quel Gesù, il corpo mistico di Cristo, tutta la Chiesa, che la Madonna ha partorito con i dolori della corredenzione. Anche a te una spada trapasserà l'anima.
Allora, questo figlio maschio è il Cristo capo con tutti noi, con tutti noi. E ancora dice l'Apocalisse che il diavolo andò a fare guerra al resto dei discendenti della donna. Quella stirpe, vedete questa guerra, l'inimicizia che Dio ha posto all'inizio, dopo il peccato originale, però l'inimicizia tra te e la donna, tra la sua discendenza e la tua discendenza, questa ti schiaccerà il capo, ipsa contra il capo tu. E vedete che bello, che come confortante. Però vedete, c'è questo demonio che fino alla fine del mondo, poveretto, si ostina a mordere il calcagno della Madonna. Fa guerra. Perché non vuole che noi andiamo ad occupare i seggi che lui ha lasciato vuoti in paradiso, quando sono cadute un terzo delle stelle del cielo, che non sappiamo se è un terzo realmente delle miriadi di angeli, è però sicuramente un gran numero di angeli. E diceva San Pio che se un demone a San Giovanni Rotondo fosse come un granellino di polvere, di sabbia, oscurerebbe il sole. E diceva San Pio che adesso in questo momento l'inferno è vuoto perché i diavoli sono tutti fuori a farci guerra in questo periodo terribile di che stiamo vivendo della storia umana. Naturalmente sempre pieni di speranza. Allora, vedete, questa lettera agli Efesini che cos'è? È una sorta di accademia militare, di teoria militare, per affrontare noi che siamo pacifici, beati pacificatori, che siamo devoti della Regina della Pace, che siamo devoti adoratori del Principe della Pace, noi che siamo per la pace, ci troviamo a dover combattere una guerra. Allora, come si combatte? Come si combatte? E allora San Paolo lo spiega meravigliosamente, anche perché meravigliosamente? Perché è lo Spirito Santo che ha ispirato San Paolo a scrivere questo brano. Allora lo leggiamo assieme. Vedete, innanzitutto dice San Paolo, per il resto, dice, rafforzate, Efesini 6, versetto 10, capitolo 6, versetto 10, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Cioè, la prima cosa che dobbiamo fare è confidare nel Signore, è stare saldi nel Signore, trarre forza da Lui, E vedete, dice sempre San Paolo in un versetto precedente, allora commento subito le parole rafforzatevi nel Signore, vedete, confidare nel Signore è una cosa che deve essere già adesso, cioè noi siamo molto consolati dalle parole della Madonna, infine il mio cuore immacolato trionferà, e quindi siamo sereni, gioiosi per l'immancabile vittoria finale. Ma dobbiamo essere gioiosi, confidenti, anche adesso, anche quando la vittoria non è arrivata del tutto. E vedete, perché dice San Tommaso che il motivo della confidenza in Dio ha due motivi. Prima è perché al buon Dio spetta la nostra difesa. Cioè il Signore Dio, cioè noi siamo il suo popolo, gregge del suo pascolo, lui ha giurato un'eterna alleanza, un'alleanza che non tramonta, quindi a lui, per liberamente a lui spetta il compito di difenderci. Secondo è perché Gesù può difenderci, cioè Gesù è più potente di tutte le forze del male. Noi, anche se siamo degli zeri, come diceva Santa Teresina, se Gesù c'è quell'uno, più zeri siamo, più è alta la nostra forza. Quindi il Signore può questo. E allora, vedete, per questo San Pietro nella prima lettera dice gettando in Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi. E Isaia 35,4 dice
dite agli smarriti di cuore coraggio. Vedete, oggi siamo in un'epoca in cui veramente ci sarebbe da smarrirsi di cuore per quello che succede nel mondo, gli attacchi alla vita, la guerra imminente che di ombre sulla terra, ecco, ci sono lo scenario della contingenza mondiale che è veramente tragico, eh? E anche, anche all'interno della Chiesa, rileggevo una frase del cardinale Caffarra, che diceva oggi, lo diceva 4-5 anni fa, le cose sono peggiorate, oggi solo un cieco non si accorgerebbe della confusione che c'è all'interno tra gli uomini di Chiesa. E allora però anche qui gettiamo in Lui, cioè rafforzatevi nel Signore ogni nostra preoccupazione. E dice Geremia 20:11, il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori cadranno. Che bella frase. Cioè, il Signore è già al nostro fianco, adesso. Cioè, stiamo saldi nel Signore, perché è al nostro fianco. Ed è potente. Vedete, diciamo, la Madonna Santa, quando ha pronunciato il Magnificat, mossa dallo Spirito Santo, e che cosa ha detto? A grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, qui potens est. Fece Michi Mania, qui potens est. Ha fatto in me grandi cose colui che è potente. E noi dobbiamo rafforzarci, dice San Paolo, nella potenza della sua virtù. Cioè, che cos'è la virtù rispetto alla potenza? La virtù è la potenza che si esplica, che giunge a perfezione. Se il Signore non è solo onnipotente perché ha la capacità di fare tutto, ma è virtuosamente potente perché fa tutto ciò, tutte le opere buone e necessarie che derivano dalla sua potenza, le fa. Allora per questo Giobbe 17:3 dice: mettimi vicino a te e poi mi combatta la mano di chiunque. Signore, io sto vicino a te. E siamo 13 ottobre, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. E possiamo dire, Madonna Santa, mettici nel tuo cuore e poi combatta contro di noi la mano di chiunque. Allora, a questo punto, vedete, noi potremmo, c'è una tentazione, dice, benissimo, noi siamo al sicuro, confidiamo nel Signore e quindi ci mettiamo sullo sdraio, con la bibita in bocca, le cuffiette, magari col canto gregoriano, tutte cose buone recite, stiamo lì, e no, e vedete, perché ciascuno di noi deve fare ciò che sta in lui, E allora, e dice il nostro caro San Tommaso, dice, immaginatevi un soldato di un esercito potentissimo che sa che il re lo protegge e che quindi dice, tanto c'è il re e quindi io me ne vado alla guerra disarmato, e anziché mettersi come gli altri soldati l'armatura, lo scudo e tutto quanto, va vestito con le braghe corte, le ciabatte, gli occhiali da sole, fischiettando. Vedete, rischia molto, anche se vicino a tutti i soldati armati. No, dobbiamo fare ciò che sta in noi, perché, vedete, e allora, vedete, perché il demonio attacca, e uno può dire, ma il demonio non può niente contro Dio, non può fare niente, è vero, però può fare, subdolamente, può fare guerra a noi, e questo lo può fare, attraverso le tentazioni, attraverso dei pensieri cattivi, continuando, vedete, diciamo, la milizia cristiana, la vita cristiana, della continuazione della battaglia che c'è stata tra San Michele Arcangelo e Lucifero all'inizio della creazione, dove gli angeli buoni, San Michele ha influenzato tutti gli angeli buoni e Lucifero tutti gli angeli cattivi, e questa influenza continua adesso in questa vita, E quindi vedete, per questo che noi dobbiamo a questo punto rivestirci dell'armatura di Dio. E dice appunto San Paolo, indossate l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. E dice il motivo: la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue,
ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Vedete, questo è un versetto che non è di comprensione immediata. Allora, la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue. Cioè, cosa vuol dire? La nostra battaglia non è contro la carne e il sangue. Allora, carne e sangue potrebbero qui voler dire la debolezza. Per esempio, quando San Giovanni dice il verbo si fece carne. Cioè, si è veramente fatto uomo assumendo una vera natura umana, unita secondo l'ipostasi, secondo la persona, per cui Gesù è vero, Dio è vero uomo. Però, diciamo, si è fatto carne, ci ha preso proprio tutta la nostra debolezza, il patire il freddo, la fame. Quindi la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, attenzione, non è contro degli esseri, delle realtà, degli esseri personali deboli, come noi. Ma ricordiamoci che gli angeli, che i demoni sono angeli decaduti, quindi hanno una natura che non è andata corrotta, una natura totalmente corrotta, per cui diciamo l'angelo più debole, più forte, del più forte degli uomini, se non ci fosse la grazia, se non ci fosse Gesù Cristo. Diamoci conto. Cioè, io scherzando dico che il più cretino dei demoni, perdonatemi, è più intelligente di Leonardo da Vinci, del più intelligente del premio Nobel, ma proprio l'angelo inferiore, per la perfezione della natura. Vedete perché il demonio non ha rovinato la sua natura? Perché a far guerra a Dio si perde sempre. Cioè, quando Dio fa una cosa, anche l'odio, la ribellione più terribile non riesce a distruggere l'opera di Dio. Quindi, vedete, il demonio è rimasto con questa natura superiore. Sicuramente ha perso tanto, però la natura. E quindi allora la nostra battaglia non è contro degli scemi, è contro le creature più furbe, più astute, anche con una certa potenza. Oppure, vedete, contro la carne e il sangue viene indicata, diciamo, no, cioè, perché la carne e il sangue, quando ci tentano, sia nella sensualità che nell'orgoglio, non sono loro che ci fanno guerra in se stessi, perché la carne e il sangue sono buoni, ma sono usati dal demonio come strumenti. Questa è una seconda ipotesi. E poi dice, contro i principati, le potestà, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Allora, cosa vuol dire? Allora, principati e potenze. Che cosa sono questi principati e potenze? Sono i nomi di due cori angelici. Sapete che ci sono i 9 cori angelici, secondo la tradizione, e quindi come sono anche, si trovano i nomi nella Sacra Scrittura, quindi i cherubini, i serafini, gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni, le virtù, i principati. Allora, vedete, viene ridotto, cioè tutti, allora, cioè non è contro la carne e il sangue, ma contro degli angeli decaduti, quelli che una volta erano i principati e le potestà e le potenze. Allora, perché San Paolo dice nomina solo i principati e le potenze e non nomina anche gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini, eccetera? Perché vedete, l'azione del demonio su questa terra si riduce all'azione dei principati e delle potenze. Perché il demonio vuole, come principato, scalzare la regalità di Cristo. Non vogliamo che costui regni su di noi. E potenza perché domina su quelli, sui peccatori. Sono le uniche operazioni che assomigliano agli angeli che i demoni possono fare su questa terra. Perché non possono adorare Dio, quindi i serafini e i cherubini sono quelli, i gradi maggiori che sono puramente contemplativi, non possono essere anche annunziatori della buona novella, quindi angelo vuol dire quello che annuncia, non possono essere angeli e arcangeli, benché nei demoni, nell'insieme dei demoni decaduti ci sono gli angeli di tutti i 9 cori angelici, ex 9 cori angelici, e l'azione del demonio può essere solo quella dei principati e delle potestà. Quindi usurpare, volere comandare, togliere il posto a Cristo, la guerra contro Cristo, e dominare i peccatori. Allora, chi pecca si fa schiavo di colui che lo domina, purtroppo. Vedete, cari fratelli? E vedete, a volte
a volte si vedono le cosiddette, i chiari fratelli che sono a volte indemoniati, indemoniati, ma è una palle, queste manifestazioni esterne, ricordiamocelo sempre, sono una pallida idea di quello che il demonio fa in un'anima in peccato mortale. Cioè, chi è in stato di peccato mortale è molto peggio di uno che è indemoniato che vive in grazia di Dio. Attenzione. Bene, allora a questo punto, visto che, allora, confidate in Dio, indossate l'armatura, cioè non solo appoggiatevi a colui che ha il compito, che si è dato il compito di difenderci e può difenderci, ma andate alla guerra, preparatevi alla guerra, perché chi è che vi fa guerra? Vi fa guerra del non carne e sangue. Allora vengono chiamati i demoni, allora i principati e le potenze, i dominatori di questo mondo tenebroso, di questo mondo di tenebra. Vedete, allora che qui vedete è anche abbastanza, cioè il demonio ha un certo potere su questo mondo. Da chi gli è dato il potere di questo mondo, su questo mondo? Gli è dato dagli uomini. Tanto più gli uomini fanno i peccati, tanto più allungano gli anelli della catena del demonio. Allora, perché i demoni sono i dominatori di questo mondo? Perché gli uomini si sottomettono. Però dice, vedete, questo mondo di tenebra, perché il demonio non è principe del mondo, cioè Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio, non ce la fa a dominare il mondo in assoluto, è dominatore del mondo di tenebra, cioè di quel mondo che i peccatori rovinano, deturpano con i loro peccati, il vero inquinamento, contro gli spiriti del male, e vedete perché chiamati spiriti, cioè i cattivi per eccellenza, cioè vedete lo spirito, cioè l'angelo, la creatura più perfetta, il puro spirito però del male, cioè vedete la corruzione dell'ottimo è pessimo, cioè il corruzio ottimi è pessima, cioè più uno, cioè, faccio un esempio, un povero peccatore che fa dei peccati, poveretto, certamente offende Gesù Cristo, se da pregare per lui, però mettiamo un cardinale che non vive in grazia di Dio, un vescovo che non vive in grazia, un prete che, vedete, più alta è la creatura, più grave è la sua corruzione. Quindi, vedete, quindi se un prete che si corrompe è più cattivo di una povera persona umile, ignorante, che si corrompe, quanto più sarà peggio gli angeli che si corrompono. Perché sono gli spiriti del male. Cioè il massimo quindi in genere male, cioè il massimo in realtà nel genere del male. Che abitano nelle regioni celesti. Uno quando pensa al cielo, pensa la cosa bella. Qui regioni celesti indica, cioè l'atmosfera diabolica che i demoni creano sempre grazie agli uomini, nelle città di peccato, nelle civiltà di peccato. Pensiamo appunto a una città dove ci sono tanti aborti, una città dove c'è pornografia, dove ci sono, penso a Bologna, dove ahimè il comune di Bologna aveva dato anni fa una sede all'Arcigay proprio nel posto dove arrivava la Madonna di San Luca, quando la Madonna scendeva dal cuore di San Luca andava a un luogo che si chiama Porta Saragozza, dove c'è questa costruzione, dove arrivava la Madonna, lì è stato proprio, diciamo, messa la sede del, non so come si chiamava quel tempo, dell'Arcigay, del fuori si chiamava, dove un sindaco di Bologna di quei tempi si era fatto fotografare che baciava sulla bocca uno di queste persone, capito? Ecco, allora vedete, queste, cioè il mondo di tenebre abitano le regioni celesti, cioè c'è tutta una cappa, immaginatevi la cappa che c'è, cappa diabolica, capito? Quindi i demoni fanno una cappa diabolica, grazie al contributo dei peccatori, un'atmosfera diabolica. Ecco, allora a questo punto, visto questo stato della questione,
prendete l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. Allora vedete il giorno cattivo e vedete anche il tempo ha una sua qualità. E dice San Paolo, mala tempora corrunt, cioè siamo in un'epoca brutta, in un'epoca brutta. E però lui dice, noi dobbiamo redimere il tempo, dice, redimentes tempus. Cosa vuol dire? Vedete, il tempo non è solo la successione di prima e di poi, cioè la misura del moto, ma il tempo è ha una certa qualità, cioè ha una qualità in base al movimento che misura. Cioè, allora la vita di un santo fa sì che i 20 anni di vita di Santa Teresa non sono i 20 anni di un peccatore incallito. Cioè, il tempo ha una sua qualità, cioè noi dobbiamo riempire il tempo di buone opere. Cioè, il tempo misura le opere dell'uomo, il movimento dell'uomo. Qual è il movimento dell'uomo? Non è il movimento di una pietra, ma è un movimento che procede dal libero consiglio mosso dalla grazia. Allora, noi il tempo della nostra vita, che cosa deve misurare il tempo? Il nostro tempo. Deve misurare buone opere. Per questo che non dobbiamo perdere tempo. Cioè, quando possiamo fare il bene e non farlo. Quindi non perdere tempo, ma redimere il tempo. Cioè, redimere, fare in modo che noi possiamo riempire il tempo di questo mondo di opere buone. Perché i peccatori, i demoni lo vogliono riempire, vogliono dare la qualità di segno opposto. I giorni sono cattivi. Possiate resistere nel giorno cattivo. State saldi dunque. State saldi dunque attorno ai fianchi la verità, addosso la corazza della giustizia. Allora vedete, allora la prima cosa, no, che ci dice San Paolo è quella di cingersi i fianchi. Perché? Perché è strano, perché se uno non si è ancora vestito, cosa si cinge? Si mette la cintura sulla pelle, ancora senza vestiti, non... però perché cingersi allora i fianchi? E Gesù nel Vangelo dice, state sempre con i cinti fianchi, perché vedete, la prima cosa che noi dobbiamo fare è vincere la nostra sensualità. E quindi con una grande purezza. L'inizio della grande della riforma personale è avere buoni costumi. Perché la corruzione comincia anche da questo. Allora, avere una grande purezza. Quindi prima di tutto cingerci. Poi, vedete, addosso poi la corazza della giustizia. Vedete cosa vuol dire la corazza della giustizia? Usare bene dei beni terreni. Vedete, allora la concupiscenza può essere la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi, cioè desiderare anche la roba che non è nostra, arricchirsi, eccetera. Invece la giustizia, che è quella virtù che dà ciascuno il suo, la giustizia, essere giusti vuol dire desideriamo le cose tanto quanto ci spettano, tanto quanto servono per la gloria di Dio con la rettitudine di intenzione. Quindi prima è, attenzione, buon uso delle creature, del vostro corpo e delle altre creature. Poi ancora, vedete, i piedi calzati e con i sandali e pronti a propagare il Vangelo della pace. Vedete qui, vedete, allora i calzari sono quelli, diciamo, che calzano i piedi. Perché il propagare il Vangelo della pace bisogna correre, il Santo Padre parla di chiesa in uscita, in che senso è giustissima questa espressione? Perché noi dobbiamo uscire per annunciare il Vangelo ovunque, non perdere l'occasione per fare apostolato, quindi i sandali, e allora c'è San Tommaso che trova il senso spirituale dei sandali. Perché il sandalo è la calzatura dell'apostolo? Perché il sandalo che cosa ha? La suola però sopra aperto. Allora, l'uomo di Dio è separato dalla terra, e invece è aperto verso il cielo, tende alla santità. Quindi allora noi dobbiamo avere i sandali perché i nostri piedi non devono essere attaccati alla terra,
però aperti verso il cielo, aperti verso il desiderio di santità, le cose celesti. E poi vedete, ecco ancora l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Allora vedete, quindi riforma personale, quindi distacco dalla sensualità, distacco dai beni terreni, zelo per l'apostolato, zelo per l'apostolato, la fede, lo scudo della fede. Ecco, vedete, dopo che ci siamo vestiti, cinti, abbiamo le armi. Le armi sono due, un'arma di difesa e un'arma di attacco. L'arma di difesa è l'elmo, l'elmo della fede. Perché? Perché vedete, diciamo, la fede è dipende dalla volontà, ma è dell'intelletto, è l'assenso a Dio che si rivela. Allora, vedete, l'elmo ci protegge dai dardi, le frecce infuocate dal maligno. Cosa sono le frecce? Vedete, le tentazioni cosa sono? Sono frecce che vengono messe nella testa. Vedete, il sacerdote, quando celebra la messa, adesso non è più in uso, disgraziatamente, non è più obbligatorio, ma una volta c'era l'amitto, vedete questo l'amitto che rappresenta l'elmo, e il sacerdote, quando riveste l'amitto, dice: Signore, rivestimi dell'elmo della fede perché io possa respingere i dardi infuocati del demonio. Cioè, il sacerdote chiede di non essere tentato durante la messa, di non avere dubbi durante la messa. È come per esempio è successo a Lanciano, che poi questo dubbio è servito per fare il miracolo, capito? Quindi, ma non solo il sacerdote nella messa ha bisogno dell'elmo, tutti hanno bisogno di questo elmo della fede per proteggersi dai dardi. I dardi sono le tentazioni, sono anche gli errori contro la fede. Oggi quanti dardi ci sono? E oggi chi scocca le frecce spesso sono uomini di chiesa, cari fratelli. Allora l'elmo che cos'è? L'elmo è il catechismo della Chiesa Cattolica, il vero magistero della Chiesa, le grandi encicliche. Devono essere come un elmo per difendersi da tutte queste tentazioni. E poi la spada, perché non solo dobbiamo difendere, ma proclamare il Vangelo. E perché la spada? Perché chi predica il Vangelo, cosa succede? Gli dicono tutti: bravo, bravo, ti aspettavamo te. E che venisse a dirsi come stanno le cose? No, cari fratelli, c'è la persecuzione, quindi ci vuole la spada, perché ci vuole il predicatore, deve avere la spada del coraggio, la fermezza, oltre l'elmo della fede, deve avere il coraggio, la tenacia, la fortezza, perché dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, nella regola dei missionari della Compagnia di Maria, in questa regola, dice: un buon predicatore è come un imputato alla sbarra. Immediatamente, quando dice la parola di Dio, mette in moto un movimento mosso dai demoni che non lo sopportano, il demonio non sopporta la verità, immediatamente ci sono calunnie, persecuzioni personali, insinuazioni, errori, eccetera, e soprattutto sofismi. Allora vedete, allora ci vuole la spada della verità per tagliare tutti i dubbi, soprattutto la spada che va brandita con coraggio e con pazienza per sopportare tutte le persecuzioni che inevitabilmente vengono a chi predica la verità contro lo spirito del mondo. Ecco, perché sono due spiriti incompatibili, non siete incompatibili. Ecco, cari fratelli. Detto questo, come conclude San Paolo, ecco, allora, in ogni occasione, però, vedete, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello spirito. Allora, tutto questo è possibile solo che se uno prega. Ci vuole una forte vita di preghiera. Se no non c'è elmo, non c'è corazza, non c'è spada, non c'è niente. Chi prega si salva, chi non prega si danna. Siamo nel mese di ottobre del Rosario, ancoriamoci al Rosario, a questa preghiera, rimaniamo fedeli, attacchiamoci a Gesù Cristo. Preghiamo con ogni sorta di preghiere, suppliche nello Spirito. E a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E preghiamo gli uni per gli altri. È importante la preghiera anche gli uni per gli altri. Pregare pro integritate congregazioni nostre, per l'integrità delle nostre famiglie, dei nostri gruppi, dei nostri cenacoli, dei movimenti a cui eventualmente apparteniamo. Rafforzarci, come dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, parlando per esempio del valore del rosario in comune rispetto al rosario singolo, dice: un filo da solo, 10 fili da soli possono essere facilmente spezzati, ma se 10 fili si annodano e fanno una corda, è quasi impossibile poi spezzarli, sono molto più difficili. Quindi la preghiera in comune non è solo uno più uno più uno, ma sono tante preghiere intrecciate.
E alla fine, vedete, cari fratelli, ecco, San Paolo dice: pregate anche per me, pregate anche per me. Allora io rifaccio anch'io, ne approfitto, perché vedete, cari fratelli, è molto facile fare una bella predica, cioè a volte è difficile, però è facile. Però, vedete, è molto difficile anche per chi predica poi mettere in pratica quello che dice, capito? Perché è facile dire fate, ecco, cingi i fianchi, fai quello, castigati, fai penitenza, fate, ecco è facilissimo. E tu e io, che verrò giudicato, tu che sapevi così bene queste cose, perché non le hai fatte? Ahimè, allora concludo con San Paolo: e pregate anche per me, ecco, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Cioè, con franchezza, cioè, nonostante tutto il mondo anche ecclesiastico, a volte che dice taci, per il quale sono ambasciatore in catene. San Paolo era in prigione a Roma, era in carcere, vedete, ma in fondo, ecco, oggi anche un sacerdote che vuole essere fedele si trova in qualche maniera in catene perché ha un sacco di difficoltà, di ostacoli, non è ben visto, viene accusato, eccetera. Allora siamo un po', sono catenelle, catenelle, però l'importante è essere incatenati a Gesù e Maria. Allora, ecco, perché io possa annunciare il Vangelo con quel coraggio con cui devo parlare, con quella franchezza, quindi da una parte dominando l'ira, per non dire spropositi in eccesso, perché oggi abbiamo anche un fenomeno che di staccarsi dalla Chiesa, di accuse ignobili, eccetera, però il coraggio è di dire la verità di Gesù Cristo, il Vangelo della Croce. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.